Ora, se non sbaglio, qua dovrebbe darmi in automatico, se scrivo HTML5, dovrebbe scrivere, ecco, mi dà già la struttura del file senza bisogno di andarla a scrivere manualmente. Osserviamo, questo doctype HTML indica proprio al browser che stiamo usando HTML5, quindi dovrà interpretare il codice come codice dello standard HTML5. Il linguaggio qua di default compare l'inglese, in realtà l'italiano, ma questa è solo una meta informazione, c'è cioè un'informazione che non cambia nulla per quanto riguarda ciò che si vedrà sulla pagina, però può essere utile sia ai motori di ricerca, ma anche a tutte quei browser vocali che leggono le pagine web. Anche queste che vedete qua sotto sono meta informazioni che, ripeto, non influiscono minimamente sulla visualizzazione nel browser, ma che danno delle informazioni aggiuntive. Per esempio, questa dice che il codice, la codifica dei caratteri utilizzata è la UTF-8, che è una codifica standard per il web attualmente. Poi qua dice anche che questo codice dovrà essere compatibile con Internet Explorer Edge. Poi questa terza riga invece permette di creare un layout responsive che si adatta quindi allo schermo di qualunque dispositivo. E poi c'è questo title che non è obbligatorio ma è consigliato, dove noi mettiamo il titolo del nostro documento. Quindi qua possiamo scrivere il titolo del documento, lasciamo pure document. Anche tutte queste informazioni vengono utilizzate dai motori di ricerca per indicizzare le pagine e non solo. Poi, nella sezione body scriviamo invece il contenuto. Quindi vi dicevo la volta scorsa che iniziamo a parlare del testo. Ora, sul testo, che tipo di proprietà dei CSS possiamo applicare? Vediamo solo quelle fondamentali. Poi ce ne sono tantissime altre che possiamo andare a prendere dal web quando, perché ricordarsi alla memoria è praticamente impossibile. Intanto, come posso applicare una proprietà a un elemento HTML? Una prima possibilità è quella di andare a inserire proprio direttamente dentro il tag HTML questa proprietà CSS. Adesso vi farò vedere come dare al testo un colore diverso da quello di default che è il nero. Diamo un colore rosso. Per poter dare il colore rosso al testo ci sono tre modi diversi. Iniziamo a lavorare con questo P. Allora, se voglio dare il colore rosso a P, posso utilizzare un CSS in line. Quindi adesso vi faccio anche vedere come inserire i commenti in HTML. Minore, punto esclamativo, trattino, trattino. Questo è un commento, lo vedete, compare in verde. Il colore di default dei commenti in qualsiasi IDE più o meno è il verde, se non viene cambiato, appunto. Quindi vedremo adesso un CSS in line. CSS inline significa che io aggiungo qui un attributo di HTML. Infatti gli elementi HTML non hanno solo un tag come P o come div o come span, ma possono avere delle proprietà, degli attributi. Allora, qua vado ad aggiungere l'attributo style. L'attributo style mi permette di aggiungere uno stile a questo paragrafo. Per il momento metterò solo una proprietà, quella del colore, però se ne possono mettere diverse. Style uguale, virgolette. All'interno vado a scrivere una proprietà di colore. Quindi per il colore si utilizza questa parola, color. E poi si va a scrivere il valore del colore, quindi la proprietà, color, due punti, il colore scelto. Qua ho già una serie di colori. Per il red posso scrivere red, vedete? Oppure posso anche utilizzare il codice esadecimale, o posso utilizzare il RGB, oppure posso utilizzare RGBA che ha anche la trasparenza, insomma, ci sono vari sistemi, adesso non complichiamoci la vita. Red va benissimo. Scritto questo, cosa succede? Una volta che salvo, vado a vedere
cosa è cambiato nel mio documento, devo aggiornare, quindi clicco qua e vedete che il paragrafo adesso compare in rosso. Posso ottenere un effetto simile a questo, cioè cambiare il colore del testo, anche scrivendo dei CSS incorporati. Quindi qua nella sezione Head posso aggiungere dei CSS, vuol dire che sono presenti nella pagina HTML, ma non sono presenti all'interno dell'elemento. Qual è la differenza? La differenza è questa, che io adesso ho dato questa proprietà di colore rosso al paragrafo P. E se volessi dare la stessa proprietà anche all'altro paragrafo, dovrei quindi aggiungere sempre questa proprietà anche qua. Con il risultato, se vado a vedere adesso il documento apparirà con i primi due paragrafi rossi. Molto bene, quindi perfetto, funziona. Ecco, adesso vediamo un attimo, trasformerò in verde i div, poi vi faccio capire la differenza che c'è tra usare i CSS inline e i CSS incorporati. Quindi qua aggiungo una proprietà nella sezione head del documento, una proprietà di colore per i div, utilizzando un particolare tag HTML che è il tag style. Attenzione, questo è l'attributo style. Qua invece ho un tag, quindi minore, e poi seguito da style. Slash style. Qua in mezzo posso scrivere delle proprietà CSS. Come si scrivono? Allora, prima di tutto bisogna stabilire a chi voglio applicare quella proprietà. Voglio applicarla all'elemento div. Bene. Allora, scrivo div. Poi, la proprietà vera e propria, cioè il fatto che il colore debba essere verde, la vado a scrivere tra parentesi graffe. Quindi qua andrò a scrivere che il colore deve essere green. E prendo green. Ok. Si può mettere un punto e virgola, ma se c'è solo una proprietà non è necessario. E vado a vedere il risultato. Beh, non si vede tanto perché se ingrandisco si vede meglio, no? È un verde un po' scuro, quindi vedete che il testo adesso del div è diventato verde. Qual è la differenza? Si possono usare entrambe, per carità, va benissimo. Però la differenza è questa. Se a un certo punto io decido che i tag, l'elemento P, cioè i paragrafi, non devono più essere rossi, ma devono essere blu, devo andare in ogni elemento a cambiare il colore. Quindi vado nel primo paragrafo e vado a scrivere blu. Lo devo fare qui, lo devo fare anche qui. Devo andare in ciascun elemento P e cambiare il colore. Supponiamo che invece di esserci solo due paragrafi ce ne siano 100. Significa che io devo fare 100 volte questa operazione. Quindi salvando, vabbè, sicuramente c'è stata la variazione e adesso vedete non sono più rossi, sono blu. Funziona. L'unico problema è che lo devo fare ovunque, per ogni elemento P. Invece, se utilizzo i CSS incorporati, è tutto molto più semplice, perché non devo andare in ciascun div a cambiare il colore, basta cambiarlo solo in questo punto. Qua magari mettiamo come colore, qua ne scelgo uno, scegliamo questo colore qua, arancione. Vedete che a questo punto non ho più il colore, il nome del colore, si chiamano colori nominati, ma ho un particolare codice, che è il codice RGB, che mi dice la quantità di rosso, red, R, la quantità di green, di verde, e la quantità di blu che bisogna utilizzare per ottenere questo arancione. E il massimo valore di ciascun componente del colore è di 255. Adesso io mi troverò i div nella pagina che compaiono in arancione, vedete, però
non ho dovuto fare una modifica in ciascun div, l'ho fatto in un unico punto, quindi anche se io avessi 1000 div, dovrei fare sempre solo una modifica. Ecco qual è il motivo per cui non è conveniente utilizzare i tag inline, scusate, le proprietà CSS inline, anche se è possibile, ma non è conveniente. Molto meglio raggruppare le varie proprietà all'interno, no, dei due tag style e slash style. C'è una terza possibilità. Quando le proprietà CSS sono tante, inserirle tutte qua dentro in style slash style può diventare, rendere poco comprensibile il contenuto del file HTML. Insomma, non è proprio uno stile di programmazione molto apprezzato. Quindi conviene spostare tutti le proprietà CSS al di fuori di questo HTML. Comunque possono convivere tag inline, tag, ce l'ho così, tag CSS inline, CSS incorporati e quello che vi faccio vedere adesso che sono CSS esterni. Come si fa a creare un CSS esterno? Vuol dire che bisogna creare un altro file, il quale conterrà solo ed esclusivamente delle proprietà CSS, non può contenere altre cose, cioè non possiamo mettere del codice HTML dentro questo file. Quindi vado qui, adesso mi posiziono nella stessa cartella dove c'è il file index, creo un altro file, diciamo che normalmente si chiama questo file style, ma lo potete chiamare come volete, punto CSS. Dentro questo file posso andare a scrivere le proprietà, così le vediamo tutte, per lo span. Allora, supponiamo che lo span non solo voglio cambiare il colore, ma voglio anche andare a modificare il font. Questo font, lo vedete qui, è il font di default del browser, che è un Times New Roman. Voglio trasformarlo in Verdana, che è un altro tipo di font. Quindi vado nel CSS, vado a scrivere una cosa molto simile a quella che c'è qua tra style e slash style. La regola è fatta sempre nello stesso modo, cioè questo che si chiama selettore, che può essere un tag HTML o qualcos'altro, vedremo poi cosa. Poi tra le parentesi graffe ci sono tutte le varie regole CSS che, separate tra di loro da dei punti e virgola, dove ogni regola è costituita da una parola chiave iniziale che specifica il tipo di proprietà, i due punti, seguito poi dal valore che noi diamo a quella proprietà. Per cui dentro lo style CSS andrò a scrivere una regola per il tag span. Basta scrivere span, poi apro la parentesi graffa, normalmente qui si va a capo, e scrivo appunto che questo elemento, per questo elemento voglio che il colore sia brown, ok, punto e virgola. Poi vado a specificare anche il tipo di font. Per andare a indicare un tipo di font diverso da quello di default, bisogna usare un'altra parola chiave, che è font trattino family. Ora voi direte, ma io non mi posso ricordare tutte queste cose a memoria. Ma infatti non c'è bisogno di ricordarle a memoria. Poi andiamo a vedere come recuperarle. Font family, due punti, e qua posso andare, vedete, guardate, mi fa tutto un elenco di possibilità. Perché mi dà un elenco di possibilità? Perché in realtà il font family è l'unica proprietà dove io posso scrivere dei valori separati da virgola, una lista di valori. E perché? Perché il font che scelgo io, se non è uno di quelli più comuni, potrebbe non essere presente sul computer del destinatario e allora non si vedrebbe il font, si vedrebbe di nuovo con il font di default del browser. Quindi viene fornita qui una lista di possibili valori che sono della stessa famiglia, quindi Geneva, Taoma, Verdana. Facciamo che noi così scegliamo questi, ok? E vediamo cosa viene fuori. Quindi l'ordine in cui io presento questi dati però dà anche una priorità al font. Quindi siccome io voglio il Verdana lo vado a mettere all'inizio. Verdana, lo metto qua, Verdana. Vedete che se il nome presenta degli spazi intermedi bisogna mettere il nome tra apici.
poi un punto e virgola e abbiamo terminato. Adesso salvo, però per adesso ancora non succede niente. Difatti, se vado a vedere il file HTML e lo aggiorno, vedete che non cambia assolutamente niente. Perché non cambia niente? Perché ho scritto queste regole in un file esterno. Allora devo andare a collegare questo file di stile, questo foglio di stile, al file HTML. Come? Sempre nella sezione di intestazione, i CSS si mettono sempre nella sezione intestazione. Magari qua si può mettere dove volete, io lo metto prima del title, e qua vado a scrivere la regola che mi permette di definire quelli che si chiamano CSS esterni. Bisogna utilizzare questo link, questo tag link, scrivere rel, una proprietà uguale a style sheet, e poi dobbiamo dire anche dove si trova il file con il foglio di stile. E si utilizza a tal proposito la proprietà href, e vedete che mi dà già in automatico i vari file che posso mettere qui, e il file che mi interessa è questo, style.css. Poi il tag link non ha un tag di chiusura. Okay. Attenzione, perché se il file style non si trova nella stessa cartella di index, bisognerà fornire il path name corretto per giungere a quel file. Andiamo a vedere cosa succede. Ecco, avete visto che è cambiato proprio sia il font, la dimensione cambia perché il Verdana è più grande come font, e poi il colore. E siccome sono un po' troppo attaccati, questo è testo e questo è testo in un div e questo è testo in line, lascio una riga vuota. Per lasciare una riga vuota basta aggiungere questo tag qui. Metto qui un tag br, un tag che ha solo lo start tag, cioè non ha la chiusura, e in questo modo dovrebbe, vediamo un attimo quanto mi lascia, ecco, mi lascia una riga vuota perché va a capo, ok? Manda a capo. Il br lo posso usare ovunque, in qualunque punto io voglio interrompere la linea, andare a capo e lasciare appunto una riga vuota. Quindi questo mi cambia il colore e il font dello span. Adesso io voglio cambiare, aggiungere diciamo una proprietà sia al p sia al div. Quindi come si fa per aggiungere una proprietà a entrambi? Posso fare in due modi diversi. Scrivere p e poi scrivere la regola che mi permette di applicare il body. Allora vi faccio anche vedere, così se uno non si ricorda, questo è molto semplice da ricordare, border, però se non vi ricordate le regole basta andare qua, schools, cercare CSS, e qui vedete ci sono tutte le proprietà che si possono applicare. Sto cercando i bordi, ecco qua, CSS border. Border style per specificare il tipo della linea, se è una linea solid, cioè una linea continua, oppure posso farla a punti, posso farla a trattini e così via. E qua si può vedere, ci dovrebbe essere, eccola qua, il risultato, vedete? A seconda dello stile utilizzato viene fuori una linea continua oppure una linea a puntini, tratteggiata, doppia, eccetera, eccetera. Userò il bordo solido. Quindi vado a scrivere che border style è solid. Poi vediamo tutte quelle che ci sono, magari qualcuno non l'applichiamo. La larghezza dei bordi, il colore dei bordi, vediamo il colore. Anche qui si può specificare il come per il testo, un colore nominato, cioè mettendo proprio il nome del colore, oppure specificare un codice esadecimale, oppure utilizzare questa unità di misura RGB, oppure questa HSL dove c'è una percentuale espressa con questi numeri decimali. Io userò il colore che mi dà Visual Studio Code, quindi utilizzo lo strumento dell'IDE, quindi vado a scrivere border color. Anche qua per i colori ho molti tool
disposizione, basta andare qua, HTML colors, e abbiamo l'HTML color picker dove possiamo scegliere vari colori. Per esempio, se non mi piace il rosso che viene proposto di default, posso cambiarlo scegliendo un codice diverso. Oltre al colore dei bordi, c'è anche la larghezza dei bordi. Adesso tra un po' lo vedremo, lo faccio vedere dopo. E il modo in cui devono essere i lati, ma queste sono delle particolarità, insomma, proprio se serve. Border short end. Anche questa la vediamo dopo. E rounded borders, se voglio avere dei bordi arrotondati. Per avere dei bordi arrotondati devo usare la proprietà board radius e indicare di quanto questi bordi devono essere arrotondati in pixel. Quindi facciamo un esempio. Vedete, questo bordo non è arrotondato, questo è arrotondato di 5 pixel. Se aumento 8 è più arrotondato, se aumento 12 è ancora di più e così via. Io adesso non userò questa proprietà border radius, border width. Quanto deve essere spesso il bordo? Vedete? Quindi border width io metto un pixel. Bene, adesso se vado a salvare, posso notare che nella mia pagina compaiono questi bordi intorno a questo è un paragrafo. Notate che ho scritto queste tre proprietà in maniera esplicita: border style, border color, border width. In realtà c'è uno shorthand, cioè c'è la possibilità di scrivere questa stessa regola in modo più compatto, ed è questa qui, border shorthand. Praticamente posso scrivere solo border e poi indicare i tre valori di spessore, larghezza, stile e colore nella stessa regola, senza doverne scrivere tre. Inoltre è necessario, di solito vengono messe in quest'ordine, larghezza, stile e colore. L'unica effettivamente richiesta è lo stile, il border width. Il colore non è obbligatorio inserire perché eventualmente viene preso il default. Quindi io posso riscrivere queste stesse regole scrivendo larghezza, stile e colore insieme. Intanto qua le metto in ordine, larghezza, stile e colore, vado a scrivere questa sopra così anche per voi è poi più facile da ricordare. Faccio la stessa cosa col div. E vi faccio vedere che posso utilizzare la shorthand, cioè scrivere solo border e poi due punti e scrivere le stesse cose che ho scritto per P, quindi un pixel. Attenzione a non mettere virgole, solid rect. E funziona esattamente nello stesso modo. Guardate, visto? Questa linea rimane più spessa perché è dovuta alla sovrapposizione di due bordi. Potevo, al posto di scrivere tutto questo, e adesso vado a commentarlo, quindi i commenti nei CSS si scrivono con slash asterisco asterisco slash. Potevo fare la stessa cosa così, utilizzando un selettore costituito sia da P che da div, P virgola div. Vedete che non è cambiato nulla? Non è cambiato nulla perché sono equivalenti. Quindi è equivalente scrivere le tre regole o solo una abbreviata. È equivalente se io, dovendo applicare ovviamente le stesse proprietà sia P che div, invece di scriverle separatamente le vado a mettere insieme separando i due selettori P e div con una virgola. Guardate questo paragrafo, guardate il bordo quanto è lungo, si estende per tutta la dimensione della pagina. Ovvio che se io vado a ridurre la dimensione della pagina anche il bordo si riduce, quindi il bordo ha una larghezza pari al 100%.
100% di che cosa? 100% dell'elemento contenitore. L'elemento contenitore è la finestra. Posso ridurre la sua dimensione? Certo, magari posso ridurlo al 50% o anche al 30%. Vediamo un po', facciamo delle prove. Quindi, per fare questa operazione, per ridurre il bordo, per tutti, i due, sia il div che il paragrafo, aggiungo qui una regola e vado a scrivere che la larghezza di P e di div deve essere pari al 30% dell'elemento che li contiene, quindi della finestra del browser. Vediamo cosa succede. Intanto che proprietà si usa? Width, larghezza. Due punti. E qua vado a scrivere, posso scrivere sia una dimensione in pixel, quindi potrei scrivere, che ne so, 200 pixel, ottenendo questo risultato. Che non so se è sufficiente, ma vediamo. Sì. Quindi 200 pixel. Potrei utilizzare un'unità di misura un po' particolare che sono gli em e i rem, ma per adesso lo lascio perdere. Oppure posso utilizzare, attenzione, con 200 pixel vuol dire che la dimensione rimarrà a 200 pixel. Quindi se io riduco ulteriormente questa finestra, questa larghezza rimane sempre di 200 pixel, vedete? Invece, con un valore in percentuale, provo a scrivere il 30%, poi vediamo se va bene o no. La larghezza del contenitore sarà sempre il 30%, scusate, la larghezza del paragrafo e del div sarà sempre il 30% del suo elemento contenitore. Quindi, se la finestra è grande, vedete, il 30% è questo. Se la finestra si restringe, vedete che il 30% anche si restringe. Ok? Ovviamente devo Esatto. trovare un equilibrio, trovare una soluzione che sia corretta in modo tale che riducendo, a una dimensione come questa il testo, magari il 30% è un po' poco, quindi potrei aumentarla al 50%. Oppure, se voglio fare delle distinzioni, cioè se voglio dire, allora, se la larghezza dello schermo è tot, riduci del 30, altrimenti del 50, se è un pochino più piccola, eccetera, eccetera, dovrei usare delle cose che si chiamano media query, ma adesso è un po' avanzato come argomento. Vedete? In questo caso la dimensione del div è di 50% della finestra, quindi riducendo la finestra rimane praticamente occupa metà spazio. La stessa cosa la posso fare per l'altezza. In questo caso l'altezza viene assegnata automaticamente a questo contenitore perché l'altezza di questo blocco è tale da poter contenere questo contenuto. Quindi di solito, cioè, possiamo modificare sicuramente l'altezza, però di solito per quanto riguarda il testo, si agisce in maniera differente. Cioè si aggiunge dello spazio all'interno di questo contenitore, sia in alto, sia in basso, sia a sinistra. A destra possiamo anche aggiungerlo. Quindi aggiungiamo una cosa che si chiama padding. Vi faccio subito vedere che cos'è. Se lo aggiungo tutti, lo aggiungo tutti così facciamo prima. Padding, e qua posso specificare, solitamente si usano i pixel, una dimensione in pixel per lasciare dello spazio sopra, sotto, a sinistra e a destra. Rispetto ai bordi, lo spazio interno. Ecco qua. Oh, vedete che è aumentato lo spazio interno. Adesso qua è molto grande perché io ho aumentato a 200 la dimensione lo zoom della pagina, però in realtà se andiamo alla dimensione normale, cioè a 100, eccolo qua, questo è l'effetto. Quindi aumento ancora un po' lo zoom, ma non più di tanto. Ecco.
Allora, ho aumentato lo spazio interno, padding, posso andare a utilizzare anche solo delle proprietà di padding per qualche lato, per esempio posso aggiungere o modificare solo il padding left o solo il padding right e così via. Anche qui esistono delle proprietà abbreviate che adesso per semplicità non vi faccio vedere. Quindi l'unica cosa da sapere è che se applico, voglio applicare un padding differente, per esempio non voglio applicare il padding a destra perché c'è già abbastanza spazio, dovrò scrivere padding trattino left 20 pixel, poi, e quindi mi lascia a sinistra 20 pixel, poi padding trattino right 20 pixel, se voglio che sia uguale, potrebbe anche essere diverso, 20 pixel, e poi in basso, scusate, right, no, abbiamo detto, padding top sopra e padding bottom sotto. Quindi le parole chiave da utilizzare quando ci si vuole riferire a la parte sopra, la parte sotto, sinistra o destra, di un elemento, le parole chiave sono queste: left, sinistra, right, destra, top, sopra, bottom, sotto. Anche qui vi invito a guardare la documentazione su V3 Schools, dove appunto potete vedere, se cercate il padding, che potete vedere tutti i vari esempi che vengono fatti, vedete ci sono queste quattro proprietà, poi possiamo anche avere anche qui uno shorthand, quindi una proprietà padding, che mi permette di indicare o un unico valore che quindi vale per tutti i lati, oppure di specificare quattro valori differenti, non separati ovviamente da virgole. Quindi ho diversi modi di agire. Ultima cosa, così poi vi lascio, volevo farvi vedere anche il concetto di margine, perché se voi notate questo documento, qui abbiamo, aspettate che lo trovo, abbiamo, vabbè, i paragrafi sono un po' distanziati perché appunto è proprio il tag P che lascia dello spazio, però i div non sono distanziati. Allora io voglio aggiungere solo al div, solo tra i due div, del margine. Dove voglio aggiungerlo questo margine? Funziona un po' come il padding, no? Posso aggiungere del margine a sinistra, del margine a destra, del margine sopra, del margine sotto. Che cos'è il margine? Il margine è non lo spazio interno, cioè tra il contenuto e i bordi, bensì lo spazio esterno, tra i bordi e gli altri elementi. Allora, per farvi vedere come funziona, andrò ad aggiungere solo al div un margine sinistro e un margine inferiore, quindi un margin bottom per distanziare tra di loro questi due elementi. Qua andrò a mettere che il margin trattino left è, che ne so, di 50 pixel. Quindi a sinistra deve lasciarmi un margine di 50 pixel. In basso, quindi un margin trattino bottom, mi deve lasciare, che ne so, un 30 pixel. Salvo e andiamo a vedere cosa succede. Sempre parlando di colori, potrei andare ad aggiungere a uno di questi due div, magari non a tutti e due, uno di questi due div, un colore di sfondo. Ora, non posso scriverlo qui. Se vado a scrivere qua che il colore di sfondo deve essere giallo, per esempio, intanto la proprietà è background trattino color. Poi due punti e qua ci metto yellow. Scrivendolo qui, cosa succede? Viene applicato a tutti i due div. Io invece lo voglio applicare solo al primo div e non al secondo.
Ed ecco che qua devo far uso di, siccome non posso distinguere due dive, sono due dive, si chiamano così, devo andare ad aggiungere a uno dei due div, a quello che voglio colorare di giallo, una classe. Quindi qua dovrò andare nel primo div, scrivere l'attributo class e dare a questo div un nome, lo scelgo io. La classe è giallo, anzi lo chiamerò div trattino giallo. Nel CSS posso andare a togliere questo, in modo tale che ai div vengano applicate solo queste proprietà, e aggiungere che, attenzione, al div è di classe div giallo, e si scrive punto div trattino giallo, quindi la classe viene evidenziata con il punto, applico la seguente regola: background color yellow. Ecco qua. In questo modo ho dato un nome, una classe a un elemento per poterlo distinguere dall'altro div. Quindi sono sempre due div, hanno tutte e due queste proprietà di margine, hanno tutte e due queste proprietà insieme a p di bordo, larghezza, eccetera. E però il primo div, che ha una classe div giallo, avrà come colore di sfondo il giallo.